Chiamerei questi involtini involtini Nicole perché li ho fatti per la mia nipotina e sono venuti veramente buoni. Sono degli involtini che mettono insieme una striscia sottilissima di carne di pollo, di petto di pollo, è importante che sia sottile perché non diventi stopposa, gli spinaci e la fontina, è importante che la fontina sia quella buona, quella valdostana proprio DOP, perché ha tutto un altro sapore rispetto alla fontina industriale, diciamo. Vengono cotte in questa salsina di yogurt che gli dà il tocco finale. Provateli, sono leggeri, sono saporiti e veramente gustosi. Per i nostri involtini di pollo ci serviranno 250 g di fettine sottilissime di pollo, si trovano facilmente adesso al supermercato. Circa 70-80 g di fontina tagliata, fontina quella vera, valdostana, tagliata a bastoncini. 150 g di spinaci cotti, lessati, diciamo, e strizzati bene. Un vasetto di yogurt da cui andremo a prendere qualche cucchiaino. Sale, della farina, saranno 70 g, per impanare i nostri involtini. Il procedimento è semplicissimo. Voi prendete la vostra fettina, la allargate bene, ci andate a mettere sopra un letto di spinaci. Se volete potete anche farli ripassare prima in padella, ma con questo sistema e soprattutto se usate la vera fontina non c'è bisogno perché saranno saporitissimi questi involtini. Ci mettete due pezzettini e poi con cura andate a arrotolare il vostro involtino. Se volete stare proprio sicuri usate uno stecchino per fissarlo, adesso vi faccio vedere come. È ovvio che gli spinaci potete anche semplicemente prendere quelli surgelati, ma se riuscite in questa stagione ad avere degli spinaci freschi è tutta un'altra cosa. Mettete la farina in un piatto e ve li infarinate per bene. Andiamo a farli in padella. Togliamo una noce di burro in una bella padella in aderente. Adagiamo i nostri involtini. Per farli rosolare. Girate dall'altra parte, ne approfittate per salare se c'è bisogno. Che sono quasi cotti, nel senso che sono, rimuovete con delicatezza gli stuzzicadenti. In modo da poterli girare anche agevolmente sulle parti che rimangono un po' più rosate, perché non bisogna mangiare il pollo crudo, come sapete. Versateci sopra il vostro yogurt. Un'uguale quantità di acqua, in modo che si diluisca. Chiudete e lasciate cuocere per altri 10 minuti. Ed eccoli! Guardate che belli che sono, all'interno sono tutti belli sfumanti e sono delicatissimi, saporiti, facili da fare, piaceranno tantissimo anche ai bambini.